Sì, Sutter Clay sapeva far crescere le cose. Sapeva farle crescere più grosse e diverse da come erano sempre cresciute prima. Ma non si poteva negare che quella densa schiuma nera dall'odore dolce vi avesse molta parte. Mentre Clay sbriciolava una zolla, un grasso lombrico si contorse fra le sue dita. Clay lo lasciò scivolare gentilmente al suolo e lo guardò infilarsi nel terreno. Vai, mio piccolo coltivatore. Mentre parlava, una frizzante brezza d'aprile soffiò sul campo, pungendolo attraverso la sottile camicia. Il pomeriggio primaverile calava nei boschi dietro casa e il silenzio blu pallido della fine del giorno riempiva il cielo. Sutter Clay si alzò, prese zappa tra piantatoio e forcone in una mano, il giubbetto nell'altra e si avviò verso casa. Esce fumo. Chissà cosa avrà preparato Bonina. La ragazza era arrivata alla casa di Clay nel pieno di una bufera di neve. Guardandola, Clay decise che era una delle ragazze meno attraenti che avesse mai visto. La sua testa aveva la forma di una cucurbitacea, piccola alla sommità, dove pochi capelli cercavano di coprire una fronte stretta e ossuta, veniva poi gonfiandosi e dilatandosi in una mascella rigonfia, con guance sbuffanti e una bocca larga che si raggrinziva quando parlava e si afflosciava in un grasso broncio quando taceva. Gli occhi erano di un verde sbiadito e costantemente umidi, come chicchi d'uva tagliati. Però, quando la ragazza si alzò in piedi, Clay vide che aveva un corpo passabile e le offrì ospitalità per la notte. La bufera durò altre 24 ore e così il soggiorno di Bonina Ames a casa di Clay. Quando il tempo si schiarì, Sutter non le chiese di andarsene. E Bonina dunque rimase. Che c'è? Sei malata? Beh, Non proprio. allora che succede? Dov'è la cena? Non avevo la testa per cucinare. Sono preoccupata. C'è qualcosa che non va. Di che si tratta? Soffiati il naso. Sono preoccupata. Io continuavo a sperare che succedesse qualcosa, invece niente. Ormai sono sicura di essere incinta. È stato alla fine di gennaio, vero? Sì. Allora perché non hai parlato prima? 3 mesi. Adesso è difficile risolvere la faccenda. Lo so, ma cosa possiamo fare? Non preoccuparti. Tutto andrà bene. E com'è possibile? A meno che non ci sposiamo. Ma Sutter non la sentì, stava uscendo verso il portico. Qui passò le dita sui lucidi manici degli attrezzi, scegliendo alla fine la vanga. Il colpo quasi la decapitò. Rimase sospesa, le natiche sollevate d'una decina di centimetri dal materasso, per tutto un secondo. Quindi si rovesciò in avanti contro la parete e si afflosciò sul pavimento. Quella fu una notte molto operosa per Sutter Clay. Prima andò nel campo più lontano, piantato a Gran Turco, e con la stessa vanga scavò una fossa nella ricca, morbida terra. Le cose andarono proprio come Clay aveva previsto. Nessuno gli pose domande, non fu fatta alcuna indagine, e l'estate arrivò, donando sole e pioggia ai buoni semi che Clay aveva piantato. Nel campo più lontano il Gran Turco cresceva alto, più alto che mai, e allora Sutter, col suo innato senso d'economia della terra, piantò zucche ai piedi del Gran Turco. Era la fine di ottobre. Mancavano pochi giorni ad Halloween, quando Sutter cominciò il raccolto al campo più lontano. Il Gran Turco era superbo ed egli terminò alla svelta.
scegliendo le pannocchie più belle da esporre alla mostra della contea. Fu allora che vide la zucca. Non era grossa, all'incirca come una testa umana, poggiata sulla terra nera, proprio nel punto in cui Bonina Ames era stata sepolta. Ma fu la forma oscena di quella cucurbitacea a immobilizzare Clay sui due piedi. Sembrava un cetriolo. Piccola alla sommità, si dilatava alla base come una grossa mascella deforme. Sopra, due aree rigonfie sporgevano come guance, e in cima c'era una pallida barba di gran turco che pendeva in una lucida frangia tutto intorno al cocuzzolo bitorzoluto. Clay non credeva ai suoi occhi. Quella roba era cresciuta davvero dove si trovava, oppure era caduta da una pianta di gran turco durante il raccolto, assumendo quella bizzarra posizione per farsi beffe di lui. Sutter si mise in ginocchio e afferrò i filamenti gialli. Ritrasse la mano con orrore. Sembrava più un ciuffo di capelli che una barba di gran turco, ed era calda al tatto. Che ibrido infernale mai questo? Bene, l'indomani vi sarebbe tornato e avrebbe sradicato quell'ibrido orrendo. Ma l'indomani, quando uscì sotto il portico, quasi inciampò nella zucca. Con la bottiglia di whisky in grembo e un bicchiere in mano, Sutter Clay si sedette vicino alla finestra, nella penombra, e fissò la zucca sul tavolo. Mentre beveva, la stanza diventava più buia e a ogni strato di grigio che si aggiungeva alla scena, la malevola creatura sul tavolo prendeva una nuova dimensione. Verso mezzanotte la bottiglia era vuota e Clay dormiva di un sonno leggero. A un tratto si svegliò con un sussulto. Il tavolo era davvero più vicino a lui? Oppure era un inganno del buio? Ora l'oscurità era attraversata soltanto da un liquido raggio di luna. Clay guardò il suo orologio da polso. 00:15. Dunque oramai era il 31 ottobre, Halloween. Giorno di malvagità e tormento, se mai ce n'è stato uno. Sutter Clay si alzò e mosse tre passi incerti verso il tavolo. L'ultimo gli fece sbattere una coscia contro il tavolo, che traballò, la zucca dondolò e si spostò di 2 o 3 centimetri più vicino a Clay. Grugnando di paura e di rabbia, l'uomo la colpì con un pugno. Lo stava di nuovo ingannando l'immaginazione, o la zucca era tenera, cedevole sotto le sue nocche? L'avevano appena raccolta. Avrebbe dovuto essere dura, compatta. Improvvisamente Clay seppe cosa doveva fare. Raggiunse vacillando l'armadietto accanto al lavello e frugò finché trovò una candela e una scatola di fiammiferi. Accese lo stoppino, fece sgocciolare la cera su un piatto e vi attaccò la candela. Poi aprì un cassetto e scelse un coltello bene affilato. Tornato al tavolo, posò la candela accanto alla zucca e tirò a sé con un piede la sedia su cui si era appisolato. Poi si sedette. Ah, che smorfie orribili faceva adesso la cosa, contorcendo i suoi lineamenti rigonfi nella luce danzante della candela. Dunque è una faccia che vuoi, e ti daremo quella che meriti. E impugnato il coltello lo affondò nella zucca fino al manico. Quando ritirò la lama, si udì un suono sibilante, simile al sospiro di un bimbo, e la stanza si riempì improvvisamente di un odore fetido di tomba. Clay però era al di là del terrore oramai. Soffiando dalle narici per liberarle dal gas, praticò altre incisioni, finché ebbe staccato la parte superiore della zucca con il suo ciuffo giallastro. Tenendo quel cocuzzolo a mezz'aria, infilato nel coltello,
Cominciò a estrarre la polpa senza curarsi che gli cadesse fredda e viscosa sui pantaloni e scivolasse giù per le gambe della sedia. Quando l'ebbe tolta tutta, incise due grossi occhi triangolari, un piccolo naso rotondo e un'enorme bocca ghignante con un dente appuntito che pendeva dal labbro superiore, secondo la tradizione di Halloween. Nessun mascherone aveva mai avuto un'espressione così malvagia. Quindi prese la candela, la fece sgocciolare dentro la zucca vuota e ve l'attaccò. Con il frangiato cocuzzolo rimesso a posto, il lavoro era fatto. Poi Sutter Clay fece silenzio perché, sotto il suo sguardo, la bocca dell'orrenda creatura, che prima sorrideva malignamente, abbassò gli angoli in una smorfia dolorosa e due gocce di cera uscirono dagli occhi scivolando giù per le guance arancioni. Le labbra dell'uomo erano secche. Egli se le leccò con una lingua che non aveva più saliva. Poi, mentre Clay guardava come impietrito, una fiammella lunga e sottile guizzò da un angolo della bocca e attraversò velocemente il tavolo. Clay poté soltanto sgranare gli occhi mentre il fuoco liquido colava in una cascatella oltre il bordo, formando una pozza di scintille sul pavimento. Alimentata dall'alto, la pozza crebbe, poi dilagò e si mosse verso la punta d'uno stivale di Clay. Affascinato, Sutter guardava il fuoco sgorgare dalla bocca livida, sentiva l'odore del cuoio che bruciava, ma non poteva muoversi. Poi, quando le fiamme attecchirono e circondarono la sedia, padre e figlio rimasero immobili nella cucina, ormai preda del fuoco, guardandosi morire l'un l'altro. Abbiamo trasmesso L'Empio Ibrido di William Banker, traduzione di Paola Campioli. Hanno preso parte Werner Di Donato, Patrizia Giangrande, Renzo Lori. Coordinamento della produzione Marita Marangella. Tecnico del suono Maurizio Trevisan. Assistente alla regia Enrico Lantelme. Regia di Giancarlo Simoncelli. Programma realizzato dal Centro di Produzione di Torino della RAI.